l'inizio della grande civiltà egizia. Iscriviti al canale Storia Leggera e lascia un like al video. Tra il IV e il III millennio avanti Cristo, i primi faraoni estendevano il loro potere lungo tutto il Nilo. Le tombe di questi sovrani, scoperte ad Abydos nel XIX secolo, svelano gli albori della civiltà egizia. Per il loro riposo eterno, i primi re dell'Egitto scelsero una zona desertica e poco accessibile sulla sponda ovest del Nilo, vicino alla città di Abydos, circa 150 chilometri a nord di Luxor. In questo luogo, oggi conosciuto come Umm el Kaab, non furono sepolti solo i sovrani del periodo protodinastico, Io e Segundo Dinastia 3065-2686 avanti Cristo circa, ma anche i loro predecessori dell'era predinastica che avevano completato l'unificazione del paese. Narmer, o Aha, unificatore dell'Egitto e primo re della I-dinastia, è rappresentato nella celebre Tavoletta di Narmer, conservata nel Museo Egizio del Cairo. I primi re dell'Egitto unito, scegliendo di essere sepolti accanto ai loro predecessori, si presentavano come legittimi successori. L'ubicazione delle loro tombe giustificava e legittimava il loro potere regale. L'architettura delle tombe dei faraoni evolveva progressivamente, riflettendo il passaggio a un nuovo ordine politico, in cui il faraone assumeva una posizione centrale. Le concezioni sulla morte iniziarono a rispecchiare una società gerarchizzata, con il re al vertice in virtù del suo duplice ruolo religioso e politico come mediatore tra gli dei e i mortali e garante dell'ordine cosmico. Le tombe dei re della I-dinastia 3065-2890 avanti Cristo circa erano formate da una camera principale rivestita di legno per il corpo del re e da più camere secondarie, utilizzate anch'esse come tombe. La qualità dei reperti rinvenuti mostra l'elevata posizione sociale delle persone sepolte. La struttura di questi complessi funerari indica che le tombe reali e quelle associate furono costruite contemporaneamente, suggerendo che l'elite egizia accompagnava il re nell'aldilà per continuare a servirlo, sebbene non sia chiaro se queste sepolture fossero frutto di sacrifici rituali. Oltre alle loro tombe, i primi sovrani dell'Egitto unificato costruirono recinti funerari colossali di mattone crudo, situati a circa 2 chilometri dalle tombe. Il recinto di Djer, ad esempio, misurava 100 metri di lunghezza per 55 di larghezza e aveva muri alti fino a 8 metri. Gli esterni dei muri erano decorati con sporgenze e rientranze, mentre all'interno un ampio spazio aperto ospitava le cappelle per il culto del sovrano defunto. La piramide a gradoni del faraone Djoser, nella necropoli di Saqqara, rappresenta il primo esempio di piramide egizia giunta sino a noi. Durante la seconda metà della I-dinastia, a partire dal regno di Den, figlio di Merneith, le tombe dei re furono rivestite in pietra e comparve un nuovo elemento, la scala di accesso alla camera funeraria che permetteva di collocare la copertura sulla tomba prima della morte del sovrano. A un'estremità della tomba di Den c'era una stanza sotterranea con una scala indipendente, ritenuta un precursore del Serdab, lo spazio per la statua del Ka del defunto. I primi 5 re della Secondo Dinastia, 2890-2686 avanti Cristo circa, furono probabilmente sepolti a Saqqara, ma Djeli i ultimi due, Peribsen e Kasekemui, tornarono a costruire le loro tombe e i recinti funerari ad Abydos. Le loro sepolture differivano dalle precedenti per la struttura delle camere principali, circondate da camere secondarie adibite a magazzini, senza tombe associate a quelle reali. Il recinto funerario di Peribsen era simile a quelli dei suoi predecessori. La tomba del suo successore, Kasekemui, ricorda invece quella di Djoser, primo re della III dinastia, 2686-2613 avanti Cristo. Djoser riportò la necropoli reale a Saqqara
riunendo in un unico complesso la tomba, il recinto funerario, le cappelle e i magazzini, inaugurando così una nuova tradizione architettonica. Benché siano state saccheggiate, le tombe reali di Abydos hanno fornito molte informazioni sugli albori della civiltà egizia. Le stanze sotterranee erano provviste di tutto il necessario affinché il sovrano continuasse a condurre un'esistenza piacevole anche nell'aldilà. Oltre a vari oggetti di pregio, come anfore di pietra finemente lavorate, questi locali ospitavano anche alimenti, oli, unguenti e vestiti. Nonostante l'apparente unificazione culturale e politica della Valle del Nilo, Alto Egitto, e della zona del Delta, Basso Egitto, tra il IV e il III millennio avanti Cristo, molti centri abitati erano circondati da mura e mostravano una mancanza di uniformità nella pianificazione e nella progettazione. Questo suggerisce una forte iniziativa locale e una debole autorità centrale, riflettendo un periodo storico turbolento e pieno di pericoli. Le iscrizioni sulle statue di Kasekemui menzionano «nemici del Nord 47209», indicando una lotta spietata per il predominio sul Delta e sull'intero paese. L'affermazione del potere reale si manifestò nelle grandi costruzioni di Kasekemui, come il tempio a Hierakonpolis e il vasto recinto funerario nella necropoli di Abydos. La nascita del regno unificato, sotto la I e II dinastia, coincise con la centralizzazione politica, la stratificazione sociale e lo sviluppo di una forte economia e di potenti istituzioni religiose. I titoli del faraone, come quello di Horus, il dio falco legato al sole, indicavano il carattere divino del suo ruolo. Questo re dio guidava tutte le attività del paese con l'aiuto di un ampio apparato burocratico. Sebbene tale ruolo del re sia documentato a partire dalla III dinastia, è probabile che si fosse delineato già prima. L'affermazione di una società sempre più gerarchizzata richiedeva il sostentamento di numerosi funzionari reali. Per questo, lo Stato riscuoteva imposte sotto forma di prodotti agricoli o lavoro fisico per realizzare opere pubbliche. Alla fine della II dinastia, la casa di redistribuzione suddivideva i beni riscossi tra gli impiegati dell'amministrazione e dei templi. In questo sistema amministrativo nascente, il re concentrava nelle sue mani tutta la ricchezza del paese, controllando il commercio locale attraverso le imposte e gestendo direttamente quello internazionale. Sotto il re, i funzionari e gii addetti ai templi, vi erano gli artigiani qualificati, mentre il livello più basso della società era costituito da allevatori e agricoltori. Il lavoro di questi umili abitanti trasformò l'antico Egitto in un paese ricco e potente già dalla I dinastia. La coltivazione delle terre, rese fertili dal limo del Nilo, forniva eccedenze agricole necessarie per il commercio e il sostentamento di burocrati e soldati. Ad Abydos, 5.000 anni dopo la loro costruzione, le tombe dei primi re continuano a sfidare la sabbia del deserto. Nel 1900, nascosto in una cavità della tomba di Djer, fu trovato un braccio avvolto nel lino e adornato di bracciali con turchesi, ametiste, lapislazzuli e oro. Era forse appartenuto al sovrano stesso, poiché le pietre di un braccialetto rappresentavano il Serekht, la facciata del palazzo reale, simbolo arcaico del re. Tuttavia, il braccio scomparve dopo che Emil Brugsch, assistente curatore del Museo del Cairo, tenne per sé i braccialetti e si liberò delle ossa e delle bende, ritenendole di scarso interesse. Iscriviti al canale Storia Leggera e lascia un like al video.